Stiamo organizzando, stiamo lavorando, perché noi a disposizione, a dispetto di tanti altri, di tante altre amministrazioni, lavoriamo direttamente con gli imprenditori che producono in questo territorio le funzioni primarie. Non a caso il comune di Nusco è in prima linea sul caciocavallo dei Monti Vicentini, su cui noi siamo capofila di tutto il territorio che comprende i Monti Vicentini, quindi del parco, quindi è in Nusco, quindi vengono qua, si riuniscono gli allevatori e con loro decidiamo quello che bisogna fare, e su questo stiamo organizzando varie cose a costo zero per il comune, perché il comune è sempre in prima fila. E guarda caso, ho proprio qua una brochure di un'iniziativa in cui insieme alla Regione Campania, alla ASL, ai comuni di Sant'Angelo, Nusco, Bagnoli, organizzeremo un grande evento per ripigliare una vecchia tradizione, non a Nusco, ma una zona limitrofa a Nusco, di un grosso valore, di cui ne dobbiamo essere orgogliosi che ci sta, ed è il Coleto. Quindi il 26 di giugno faremo una grossa manifestazione. Abbiamo più di 80, non è solo dei veterinari, c'erano solo questa. No, questo già veniva detto dopo, però noi faremo una grossa, perché stiamo lavorando con, direttamente, quindi come amministrazione, con il mondo delle produzioni primarie. Verranno più di 80 tra caseifici aziendali, perché noi non andiamo ai grossi caseifici, ma prenderemo quelli aziendali, di quelli che producono localmente, che hanno gli animali e producono. Le cantine, perché qua è un territorio di vino, quindi lavoriamo su tutto il territorio, perché noi non ci possiamo raggiungere nel territorio di Nusco, non ha senso. Lavoriamo con gli agriturismi, lavoriamo con quelli che fanno miele, con quelli che producono olio, quindi ci sarà una grossa manifestazione. Il Nusco, il comune di Nusco, guarda caso, in prima fila, cosa che voi non avete mai fatto, perché a voi del mondo delle produzioni primarie non me ne è mai fregato di niente, niente, per voi non esisteva, esistevano solo quando c'erano le votazioni, per noi esistono sempre, perché ci dobbiamo creare, ci vuole un'azione. Allora, dico, ma voglio dire che le cose comunque noi le stiamo facendo, le portiamo avanti, perché il futuro di queste regioni, di questa zona, senza l'agricoltura e senza l'allevamento del bestiame e senza il turismo è finito. Quindi su queste cose noi stiamo lavorando. Insieme al fatto dei porti più belli d'Italia, per cui stiamo lavorando molto per il turismo, e quest'anno abbiamo puntato pure al rilancio, perché la festa di Sant'Antonio Abate, la notte dei falò, che è iniziata anni fa giustamente, e bisogna portarla sempre di più avanti in maniera migliore, e noi su questo abbiamo puntato. Poi possono essere valutazioni diverse, qualcuno può dire che avete speso troppo, avete speso questo, però queste sono valutazioni che noi portiamo avanti. Guarda, scusami, però la questione è un'altra, c'è un dramma che ci mette. No, poi ti voglio dire, per quando arrivo, mi viene a parlare di formaggi qua, a parte la veterinaccia. Qual è la veterinaccia? Presidente dell'ordine delle Aviane. Poi, siccome noi conosciamo Antonio Petit, che è il vicepresidente della Coppa, siamo noi.
discriminazione anche sul passato. Ma passata! Ma sull'indennità non aveva l'indennità, l'ho detto, hai sbagliato, l'indennità l'ho detto, ma qual è la motivazione? Quindi per anni non ci pigliate niente mobile 70 euro per quanto riguarda il rimborso di spese di tante cose. Questa è la cosa. E quindi su questo il costo dei conventi. La maggior parte sono costo zero. Poi già, qua, si vuoi far venire qua qui, la paga per me. Io non è che no. Non è che no. Per quanto riguarda il bilancio consuntivo, è un bilancio apposito. Poi sono scelte che un'amministrazione fa, prequistando, poi vedremo sul preventivo, dato che i soldi non scialene, non è che possiamo un anno, se decidi di fare una cosa, non ne puoi fare un'altra. Quest'anno abbiamo deciso di comprare dei mezzi che ci servono, perché gli operai non vengono neanche più mezzi per andare sopra. E quindi abbiamo fatto questo preventivo. E quindi abbiamo portato questo coso qui. Quindi il consuntivo noi è un consuntivo che punta a tenere i conti a posto sia come preventivo sia consuntivo. E quando ci stanno dei soldi che possiamo investire per le famiglie, per il turismo e le cose, come ci stanno, noi cercheremo di fare questo. Per quanto riguarda l'immondizia. E il comune non è che decide, il comune purtroppo subisce le decisioni degli altri. Quando aumentano di 50 centesimi a chilo l'indifferenziata che tu devi portare nella discarica, tu devi pagare. Quando superi il 4% degli incombranti e quelli l'hanno aumentato, e te ne devi pagare, te che puoi fare? Noi cerchiamo di tagliare qua, ma alla fine il busto abbiamo speso. Prima se ne spendeva 20.000, quando facevano solo altri. Ora noi ne spendiamo 12.000. Però al di là di questo, per portare il busto a tutto il territorio, noi stiamo cercando di vedere, per esempio per la carta, di far sì che si metta nei bidoni, più che si mette il bidone che vuole, la mette nel bidone, invece delle buste, quelle sversano il bidone per risparmiare i soldi della carta. Però il problema dell'immondizia, lo dico, l'ho detto altre volte, ma nessuno ne vuole dire, è che noi subiamo le decisioni degli altri. Purtroppo il prossimo anno, in mano alla provincia, pagheremo dei soldi, se fosse 600.000 euro, staremo almeno 750.000 euro il prossimo anno. Lione è il servizio, sperando che rimanga qui. Lione andrà a pagare oltre 1 milione di euro. Mirabella sarà sul 1,4 milioni. Avellino ne parliamo proprio, perché hanno creato questi carrozzoni che servono quindi solo a far sì che aumentano i costi, lievitano i costi. La provincia, a parer mio, quello che doveva fare era gestire solo la discarica. I comuni se ne dovevano vedere da soli di fare la raccolta differenziata, si potevano creare delle cooperative qua in zona, si faceva la raccolta di carta, ci andavamo a vendere la roba, perché noi vendiamo tutto tramite lo consorzio e quindi a noi non arriva niente, ci andavamo a vendere la roba, i soldi ricavati servivano per abbassare i costi e pagavamo di meno. Questa è la situazione. Mo se sull'immondizia ogni volta vogliamo andare avanti, perché è comodo, diciamo sull'immondizia e diciamo sull'immondizia, però questa è la situazione. Il problema è che noi cerchiamo di contenere i costi, ma gli altri aumentano. Questa è la situazione. Allora, chiusa la discussione, si passa alla votazione. No, c'è la subiamo. 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 La
dopo, pensa dopo. Poi dobbiamo votare. Allora si vota. Emilia, allora se vedi che mette si vota? Vincenzo! Allora, mettiamo in votazione, siamo tutti, quindi mettiamo in votazione. Vorrei motivare le ragioni del no. Ha vinto il sì, ha vinto il sì oggi, scusa. Allora, io voto contrario, voglio spiegare perché voto contrario. No, io volevo solamente riferire all'ultima, cioè noi non vogliamo far morire, io condivido molto quello che ha detto Giovanni, cioè il sindaco l'ha spiegato bene, l'ha spiegato, che di fronte alla lunghezza è come se noi fossimo incapaci di poter reagire, però c'è tutto un problema in Italia, che questo dovevamo dire, che attualmente questa si chiama tassa, giusto? Tassa di più di solito. Il problema del grande dibattito che c'è in Italia, che la tassa possa diventare tariffa, che significa che uno paga non in maniera evasiva rispetto ai metri quadrati, ma rispetto alla lunghezza che produce, come l'energia elettrica, per capirci, non è che io debba spiegare a voi queste cose, io pago l'energia elettrica in rapporto al consumo che ne faccio. Allora noi auspichiamo, io lo dico come consigliere comunale attento a queste cose, che il comune, caro vice sindaco, non deve subire passivamente. Nel senso che io vi ricordo che quando si decise che sti camion prima di andare ad Agripalta dovevano passare, mi piace Nicola non c'è, per la stazione di trasferenza di Plumeni, ecco lui si ricordò, alcuni sindaci fecero una delibera di protesta e dice io il camion non lo mando a Plumeni. Allora il problema di fondo, ecco qual era la richiesta che fanno le opposizioni che abbiamo fatto. Arriviamo in consiglio comunale, facciamo un consiglio comunale sui dati. Perché tu probabilmente non sei a corrente determinati, cioè, fare una discussione sui dati, per me come la vedo io, significa chiamare il responsabile del comune, ma chiamare il responsabile della provincia, che ha tutto il dovere di venire qui in consiglio comunale a delucidare quale sono, perché in effetti tu giustamente l'anno scorso hai detto, io ho buona memoria, mi si sono dimenticato, che il ruolo doveva essere 350.000 euro, avevi detto, in consiglio comunale. Sì, tu, meno male, che c'è destino. Noi siamo arrivati a 650, allora non ti avventurare, io ti consiglio. Se sbagliato, se l'ha detto, se sbagliato. Non avventurare, chiamiamo gli esperti, facciamolo venire qua. Era quello parziale, il cittadino che paga come spese cose più i disturbini, più le altre cose, doveva arrivare a 470.000 euro. Noi abbiamo un ulteriore incremento del 7,15%. Quindi questa tassa diventa insopportabile perché la gente non ha lavoro, questo è il problema. Se, no, se la gente tiene la soldi non se ne frega di pagare. Noi ci troviamo in un grande problema, in un grande periodo di disagio economico, oltre che sociale, come voi sapete. Almeno chiariamo allora. Allora un flash a proposito di questo, proprio l'altro io ho parlato con l'assessore, questa cosa che guarda qui, prima di tutto disponibilissimo, perché ripeto questa è una tassa che si può rivedere, non si sta fermo di fronte alle ingiustizie, quindi se mi date la mano che l'USCO organizza un qualcosa sulla revisione di una tassa, non posso definirla come la penso, ma avete capito come la penso, punto. Gamba corta, l'altro giorno c'è a proposito, proprio l'altro ieri, e mi ha garantito verbalmente, telefonicamente, c'erano due assessori presenti come mi ricordo, c'erano due persone, ha detto che se l'investimento per rimettere a norma l'isola ecologica di Lusca è di 50.000 euro, ha detto io mi impegno a farlo in tempi stretti. Questo, quindi posso confermartelo io, perché anche la Spagna quando era che ci avevamo parlato con 50.000 euro. Aveva detto che servivano 50.000 euro da anticipare, li anticipava il comune e poi la provincia. No, pagano loro. Ok, ma se noi la
Parlamento che in tempi stretti interviene. Votazione, approvazione conto consuntivo esercizio finanziario 2010, favorevoli, contrari, astenuti. Allora, la parola all'assessore ai lavori pubblici per questi tre punti successivi, una rapida relazione di Franco, verifica quantità e qualità aree fabbricate da destinarsi alla residenza e alle attività produttive, approvazione piano di alienazione e valorizzazione dei comuni comunali, programma triennale opere pubbliche. A proposito, scusate, immediata eseguibilità, immediata eseguibilità della delibera. Immediata eseguibilità, tutti favorevoli. Franco, questi tre punti a te. E poi passiamo al bilancio. Doveroso dare le forze alle interrogazioni che sono state poste dalle varie opposizioni. Volevo chiedere concordamente come metodo vogliamo fare i primi punti e poi dare le risposte o do brevemente le risposte. Illustra i punti e poi dopo le risposte. Ma tu vuole fare tutti e tre i punti? Vabbè, io per sì, ci ho detto che il gioco, visto che ma però a mezzanotte ci cambiamo. Penso di sì. No, per quello discutiamo prima dei punti e poi do risposte tra le vostre domande come sono state originali. Allora, Franco, se tu permetti, scusa, proporrei illustra questo, sì. Ascoltiamo questo punto, votiamo sì. E dopo dare le risposte prima del bilancio. Allora, abbiamo al terzo punto la verifica della quantità e delle qualità delle aree fabbricate da destinarsi alla residenza e alle attività produttive. In sostanza, il decreto legislativo 267 del 2000 prevede che al bilancio di previsione deve essere allegato anche l'elenco degli immobili fabbricati, aree fabbricabili, comunque beni mobili che sono in disposizione del comune e che possono essere, diciamo, alienati. Da una verifica fatta fare al responsabile dell'ufficio tecnico, è emerso che il comune di Lucco ha solamente un lotto nell'area VIP di Ponte Romito di circa 1900 metri quadrati che è destinato ad attività commerciale. In caso di alienazione questo bene immobile potrebbe fruttare al comune una somma di circa 29.754.000 euro perché considerato che con la delibera di giunta municipale della 159 del 2001 un importo a metro quadro per l'alienazione di 12,92 euro, applicando l'adeguamento ISTAT siamo giunti ad un costo a metro quadro di 15,66 euro per 1900 metri quadrati, quindi giungiamo a circa 30.000 euro. Quindi questo era un atto dovuto, praticamente doveva fare una ricognizione delle aree, dei beni immobili che il comune potrebbe alienare e quindi era un atto dovuto da allegare al bilancio di previsione. Credo che non ci sia null'altro da dire in ordine a ciò e quindi, questo punto qua. Sì, questo punto. Se non ci sono approvazioni. Noi sta tutto bene, però volevamo anche le altre cose da vendere, però volevamo sapere da questa amministrazione, siccome il bilancio è abbastanza pareggio, sistemato, cioè non ci sono grossi squilibri, queste vendite a che cosa servirebbero? Non al bilancio corrente, cioè servirebbero a costruire qualcosa, voi avete un ideale di quello che volete fare, un progetto di qualcosa che volete portare avanti, allora sì, se voi avete un progetto noi insomma siamo ben d'accordo, altrimenti insomma vendere dei beni così inutilmente perché il bilancio non ne ha bisogno insomma ci sembra ma adesso volevo solo fare questa osservazione fermo restando che ci possiamo essere d'accordo sulla programmazione perché insomma c'è una verifica tecnica, è vero che i 15,66 euro a metro quadrato siano sufficienti, 100.000 euro. Ciò non significa che noi stiamo vendendo, questa è una programmazione. No, è una programmazione, infatti. Anche perché sull'eventuale vendita c'è da qualcosa da dire, nel senso che siccome io ne conosco bene l'ubicazione, quella è fuori da lì, e mi pare che già questo consiglio comunale, quello di prima, non ricordo quale, addirittura il mio nel senso di quando ero sindaco, aveva programmato che doveva esserci un'area commerciale. Sì. Ecco. Sì. Perché la legge dà obbligo di individuare un'area commerciale a Lusco e un'altra a Pordenone. Quella di Pordenone è quella di Lusco e quella prima della pizzeria, per capirci, incontrata Leone a sinistra. Infatti quella di Paolo, quell'area è destinata ad area attività commerciale. Sì, perfetto. Allora, teniamo
inoltre conto che io presidente secondo un regolamento, cioè non vorrei che poi questa diventa solamente un'occupazione di scuola pubblica, no. Se è area commerciale deve rispettare la destinazione, no, io voglio dire consiglio comunale oltre di canale. Allora io vorrei favorevole a questo punto, quanti ne siete? Tutti favorevoli, immediata questa. Franco, punto 4, approvazione piano di azione e valorizzazione. Approvazione piano di alienazione e valorizzazione degli immobili comunali. Allora, praticamente la giunta municipale ha individuato una serie di beni immobili del comune inutilizzati e quindi con un costo per il comune e non nessuna entrata. Quindi abbiamo deliberato in giunta municipale di programmare, appunto, di prevedere l'eventuale alienazione di questi beni, logicamente con un costo parametrato. Praticamente con un costo parametrato dal settore patrimonio, do una veloce lettura dei beni che noi abbiamo individuato da poter, diciamo, comunque è in programmazione, non è che noi a prima vista abbiamo venduto, quindi sarebbero potenziali beni da poter alienare, quindi far entrare qualcosa nelle casse del comune. Poi do una risposta anche al consigliere del lavoro in ordine a come vorremmo questo eventuale introito. Allora, abbiamo individuato l'ex edificio scolastico in località Cesine di Nucco, che ha metri quadri 2003 di superficie scoperta più 4,50 di superficie coperta per un prezzo di mercato 281.500 euro. Poi alloggio civile e abitazione in via Ospedale, che ha attualmente è assegnato in locazione per un valore complessivo di 38.320, un alloggio civile sempre di abitazione di Ospedale e interno 2, quello di più un posto macchina in cantinola per 48.080 euro. E 38 diventa 48. Questa sarebbe la sede. Totale, totale, è totale. Il totale complessivo, giusto, alla vita erano 98.490 euro, sempre lo stesso alloggio diviso per unità abitative. Poi all'alloggio per civile abitazione in via di 70, per un valore, per un costo di mercato di 75.063 euro. Poi alloggio di abitazione via Forno Vecchio per un valore di un valore complessivo di 50.496 euro. Poi abbiamo un terreno ubicato sulla strada provinciale per 675 euro, evidentemente terreno agricolo, sempre terreno sulla strada provinciale 825 euro. Poi abbiamo ancora terreno alla contrada Chiamola per 3.660 euro, terreno ubicato alla località Acciaia per 2.740 euro, ho finito, terreno a contrada Chiamola per 2.650 e poi all'ultimo terreno alla località via Coste, strada Chiamola per 13.525 euro. Logicamente abbiamo individuato questi beni da alienare nella delibera di giunta municipale. Ripeto, ha fatto bene il consigliere Agostino Maiorano a sottolineare, a me era sfuggito, si tratta di programmazione, quindi questi non sono introiti, cioè che stanno, come si dice, in termine tecnico, in bilancio. Quindi c'è la possibilità di introitare tutti questi soldi. Noi come vorremmo utilizzarli? È una previsione. Noi come vorremmo utilizzare? Come volete utilizzare questi soldi? Io do un no. Sono tutti questi container in giro, vieni di amianto, per piacere, cominciamo a smantellare. Noi attualmente un progetto preciso e specifico non ce l'abbiamo. Comunque
Conte ha intenzione di utilizzare questi soldi per quei progetti che avevamo in programma, che purtroppo a seguito della regola che ci ha dato la Regione, che ha bloccato di nuovo la legge 51, la 42 e così via, poter realizzare quei progetti che diversamente allo stato attuale non potranno essere realizzati, quindi investire questi proventi nella realizzazione di quei progetti che stavano nel piano triennale delle opere pubbliche e che poi ne parleremo successivamente, abbiamo dovuto purtroppo depennare. Allora, favorevole, c'è l'intervento innanzitutto. Allora, volevo dire, su circa sto punto all'ordine del giorno, è ovvio che noi ci rendiamo conto che questo adempimento è in ragione di una legge che è l'articolo 58 del decreto legislativo 112, che dice di fare il censimento delle varie unità immobiliari che potenzialmente potrebbero andare in vendita, non significa che domani mattina le vendiamo. A effetto dichiarativo e sostituisce addirittura il bene catasto, quindi praticamente ed è addirittura variante al piano regolatore generale, quindi c'è tutto, però alcune osservazioni in merito. Allora, intanto io non so se il censimento del patrimonio sia solo questo, io non trovo un bene in montagna, cioè in effetti noi questa qua è un'altra vexata question, quella dei beni in montagna, che potrebbero essere una risorsa. In effetti prima la comunità montana, è chiaro che è un periodo storico molto infelice per le comunità montane, perché non pigliano manco lo stipendio, quindi. Però intanto l'ente che doveva curare il censimento dei beni montani è la comunità montana, eventuali tagli, ci sono paesi che fanno dei tagli e vanno a impinguare il bilancio comunale. Quindi è carente questo, abbiamo presentato il piano di assestamento forestale, dunque se lo devono approvare. Allora, dunque il piano di assestamento forestale è un discorso, no? Però in effetti noi, al di là pure del piano di assestamento forestale, negli anni 80, alla fine degli anni 80, o all'inizio degli anni 80, abbiamo fatto qualche taglio. Sono stati degli introdotti. Caduto, tagli. Se non puoi fare tagli se non approvano questo, che tasto? Ho detto di assenza. Allora, per quanto riguarda, ando con dar sicuro che hai ragione, però intanto io la prima richiesta sul piano di assestamento forestale l'ho fatta io, quanti lustri devono impiegare per darlo? Io l'ho fatta la prima richiesta, sono passati 15 anni. Ma che 15 quanto anni? Quanto tempo impiegano? L'unico piaffo che è stato fatto nel 1985, a firma di Giuseppe, 85, 95 è scaduto. Stiamo al 2011, sono 15 anni. Quello che sto dicendo, io sto dicendo che questo censimento del patrimonio è carente, perché non è solo questo il patrimonio. Ma così lo sai, poi chiedo di conoscere come mai la scuola di Cesine, che noi conosciamo molto bene, c'ha un valore di 281.500 euro. Mentre un qualsiasi appartenente nel centro storico ha un valore, fatemi capire, non è che io potessi che non so determinate cose e quindi chiedo lumi a chi, al relatore, come mai un appartamento nel centro storico ha un valore di 38.320. Poi per quanto riguarda i terreni abbandonati, si passa in maniera da 2,50 a 4 euro, sempre stessi terreni abbandonati. Non riesco a capire perché uno vale 2,50 e un altro vale più di 4 euro, se me ne fate capire. Ora, l'anno scorso ho fatto una polemica sui proventi derivanti dal patrimonio, dalla gestione del patrimonio, non so se il sindaco si ricorda, in cui lamentavo che il comune di Rusco in un anno prende solo ed esclusivamente 16.000 euro. Colgo l'occasione, perché mi fu data qualche risposta, che ci sono finti sottostimati. Faccio l'esempio di quelli che stanno sotto, io nell'ente pubblico, ma perché non paga? Perché non mi mettete nelle condizioni di avere dall'ufficio delle poste che ha delle sale al centro storico di non avere il giusto indennizzo? E poi chiudo con una interrogazione. Sì, io sono andato a Scartabellare, io ti devo ringraziare perché tu hai trovato un camper in un garage. Cioè, ti devo ringraziare, cioè, dopo 8 anni finalmente che ci cito il camper. 8 anni di chi? Stava Io faccio il sindaco da 8 anni. No, io dico dopo 8 anni finalmente c'è qualcuno che in un garage comunale ha trovato un camper medico. Tu devi sapere, te lo dico se non l'hai l'informazione, probabilmente ce l'hai, che in Regione Campania c'è una grossa polemica sui camper medici, nel senso che qualche sindaco addirittura non c'è di proprio niente, dico qualche sindaco è stato addirittura denunciato.
e nel Matese, perché la Regione Campania, in un periodo solo, messe, cioè creò questa condizione. Noi abbiamo fatto a suo tempo un protocollo di intesa con il comune di Calzafrancia e il comune di Bagnoli. Era uno dei pochi esempi concreti di intercomunità. 2003. Allora, ragione per cui io poi, insomma, sono andato via giustamente, no? e quindi scoprire dalla stampa che il sindaco nelle sue persone ha trovato il caso, allora colgo l'occasione per farti trovare un'altra cosa. Allora, perché dice il medico, lo dici, perché ci sono le cose per dire. Allora, questa delibera che ho preso al comune, appunto, volevo ringraziare la segretaria per la disponibilità di tutti gli uffici. Perché no? Dice che è una piccola parte del vostro dovere, però la signorilità non fa parte del dovere. Quindi riconosco anche una signorilità che non è, se c'è, non è solo è meglio di tutto il bravo, di tutti gli uffici. Allora, sindaco, ti faccio un minimo di cronistoria perché è una cosa utile per te che fai il sindaco. Allora, a Ponte Lomito di Musco, mi dispiace che il consigliere comunale, ma ci sono altri di Ponte Lomito. Storicamente c'è stato sempre uno sportello farmaceutico o dispensario farmaceutico che dipende dalla farmacia di Cassano, che attualmente c'è tuttora. Allora, a suo tempo il presidente della regione, un po' pressato dalla lobby dei farmacisti, diciamo così in maniera molto volgare e non mi pento di quello che dico, praticamente chiuse lo sportello farmaceutico di Ponte Lomito. Il sindaco di Nusco dell'epoca, il giorno dopo la chiusura del presidente della regione, l'aprì con una propria ordinanza e fu anche indagato per erosione. Allora, da questo fatto nacque una giusta rimasta della popolazione di Ponte Lomito e coglievo l'occasione per chiedere l'istituzione di una farmacia. Qual era la cosa? La cosa difficile? Era Polosca, che avevo fatto questo chiaramente. Non è quello il problema. Si crearono le condizioni per chiedere l'istituzione di una seconda farmacia a Nusco, problema molto avvertito dalla popolazione. Allora, il 9 aprile 2004, la Regione Campania, con decreto dirigenziale, Florio si chiama, De Florio, la funzionaria, istituisce a Nusco la seconda farmacia. Ecco, questo è il dato che dico. Il comune aveva diritto, si chiama diritto di prelazione, non ha esercitato, meglio ha rinunciato a questo diritto di prelazione, prima lo accetta, poi ci rinuncia. Diritto di prelazione, non vorrei sbagliarmi, significa che il comune poteva gestire la farmacia comunale in proprio, farne una farmacia comunale, che significava almeno due posti di lavoro e significava per le risorse che noi abbiamo, così Fiorella poteva organizzare meglio qualche convegno, perché ci vogliono quei soldi, avere anche un introito. Era stato stabilito quanto costava, perché poi dovevi comprarlo quello che c'era. Cioè, ubicare dei programmi, ti rendi conto quando guardi la farmacia? Però hanno determinato già proprio prezzo. Ma non interessa di fatto, io ti faccio il resoconto dei fatti. Che ce ne porta? Il problema di fondo, che io quindi chiedo al sindaco, numero uno, di verificare presso gli uffici comunali, ma tu riconosci la segretaria al corrente, ci stanno degli uffici ad Avellino e altri alla Regione Campania. Perché mi pare di aver capito attraverso i sindacati di categoria che è stata nominata la commissione per fare il concorso, e il quale concorso andrebbe espletato l'anno 21 e quindi andrebbe a essere istituita la seconda farmacia. Però questo è il meno. Dico, io ti invito proprio come cittadino di Nusco a fare una verifica se si possiamo ancora nuovamente esercitare il diritto di prelazione, fermo restando che l'abbiamo perduto, però ad andare alla regione. Una curiosità così, perché non abbiamo esercitato? E non c'è più. No, no, non lo so, visto che sei informato, con quale motivazione? C'è una bella pratica. No, io volevo che tu lo dicessi. Lasciamo stare il passato di Cuba.
parlato sia, dunque c'è la Croce Rossa che vorrebbe prenderlo a tutti i costi, sono venuti a vederlo e dicono che è in condizioni buone. Però la verità, io ho contattato nel frattempo la ASL, c'è stato questo inghippo della battaglia per gli ospedali, avevamo già l'appuntamento l'altro venerdì con il direttore sanitario, Lisa lo sa, di Sant'Angelo e con un responsabile della ASL, perché io penso che voi siete d'accordo su questo, è meglio che sia la ASL a gestire questo servizio. Ho parlato con gli altri due sindaci, perché come ricordavi tu, questo camper, che è una cosa utilissima, Nusco, Bagnoli e Castelfranco. E sono tutti disponibili, noi possiamo metterli in funzione, specialmente in questo momento. Questo può fare dei controlli gratis, ma non solo mammografia, credo pure altri tipi di controllo. Io pensavo alle diagnostiche, alle file che si fanno, ai ticket che si pagano. Allora veniamo a noi. Bagnoli e Castelfranci sono disponibili. Dobbiamo rivedere questa convenzione perché chiaramente c'è un costo per il personale. Se riesco a coinvolgere la ASL è disponibile in linea di massima, io credo che questa sarà una delle cose più belle che possiamo fare, al di là di tutto, per tutta l'altra infine. No, ma esatto, mi hai dato modo di riportare una cosa su cui sto lavorando. Comunque, cara consigliere, vogliamo dire che noi operiamo, non parliamo solamente. Ci sono delle incongruenze in questo piano, quindi io voto contrario per questi motivi, perché non trovo congruità tra il prezzo di Cesine e i prezzi degli appartamenti, non trovo congruità tra i vari terreni tutti abbandonati che dovremmo teoricamente potremmo mettere in vendita, e non trovo la comunità sulle quantità che secondo me non è sufficiente. Abbiamo altra roba, dobbiamo invitare il comune e gli uffici comunali a fare una verifica più attenta, perché ci sono diverse occupazioni proprie che hanno fatto. Allora, due cose, rapidamente, Franco, no, è quello che con le previsioni devono fare qualche altro. Allora, per quanto riguarda per dire al consigliere la non previsione nell'elenco qua delle aree, giustamente come diceva lui di Montagna, perché è stato detto prima, non abbiamo il PAF, non avendo, non potevamo. Sì, ma diciamo che il PAF è quasi morto. Sì, no, abbiamo detto che c'è già la comunità montagna, poi mettiamo poi un altro quello che vogliamo posso concludere. Prego, bravo. Poi per quanto riguarda la incongruità che diceva il consigliere Mariano sul valore degli immobili nel centro storico, invitare il sindaco, il presidente del consiglio, se c'è responsabile in aula del servizio patrimonio, che ci poteva delucidare, se no mi riservo di rispondere nella prossima consiglio. Per quanto riguarda no, il responsabile patrimonio è Pozzo, lo prima stava qua, mi sembra che sia andato via. Per quanto riguarda il valore degli immobili, mi riservo di dare una risposta nel prossimo consiglio, perché tecnicamente non la so, oggettivamente non la so. Per quanto riguarda. Dei valori, siccome li abbiamo realizzati noi e per la spesa era praticamente quasi al doppio tutti gli immobili, vedete, li stiamo proprio allenando come possibilità spendendoli proprio e pure non faremo le verifiche dovute. Per quanto riguarda per quanto riguarda il terreno, evidentemente, anche come si evince qua dall'elenco, la differenza del prezzo tra 2,50 a 4 è dovuta alla diversa classificazione catastale, che non è probatoria catastalmente, però dalla diversa classificazione catastale e quindi dalla diversa rendita. Ma faremo delle verifiche anche su questo. È comunque indicativo il piano, va integrato certamente con altri. Logicamente quando ci sarà il PAP sarà. Va bene, allora scusate, quanti sono i contrari? Quattro. Poi, Franco, programma triennale, immediata mente esecutiva, va bene, c'è il favorevole. Esame e approvazione, programma triennale, opere pubbliche, professore. Sì. Allora io direi questo, siccome l'argomento è corposo, prima il bilancio. Io dico corposo nel senso vedo le mie carte, ma la direi che mi sono 5 minuti. Facciamo 5 minuti di sospensione. E dopo il bilancio ci facciamo. Un po' di forza.
pubblica lo schema di programma delle opere triennio 2011-2013 e l'evento annuale di lavoro. Ci dobbiamo ritornare perché nel precedente piano che è stato approvato con delibera di giunta comunale 75 dell'ottobre 2010, abbiamo dovuto togliere delle opere previste perché erano finanziate con la legge 51 del 78, la 42 del 79, la 50 dell'85, 3 del 2007 e 3 del 2007, perché in virtù della legge regionale, della legge regionale 4 del marzo 2011, l'articolo 1 ha sancito che le opere pubbliche rispetto alle quali non fosse stato contratto il mutuo entro il 31/12/2010 si decadeva dal diritto ad ottenere il finanziamento. Abbiamo ritenuto opportuno quindi ritornare sopra e riguardare il programma triennale dei lavori pubblici e togliere tutti quei lavori che erano previsti, il finanziamento con queste leggi che ho detto, la 51, la 42, la 50, che non potevano essere più finanziate. Quindi abbiamo ritenuto proprio una questione di trasparenza e di correttezza inutile tenere nell'elenco opere che rispetto a quei finanziamenti a cui noi ci riferivamo non potevano essere più realizzate. E quindi in sostanza abbiamo ridotto l'elenco e il programma triennale dei lavori pubblici e dell'elenco annuale. Sì, allora sul problema della 51 è stata fatta la necessaria chiarezza perché qua abbiamo i documenti della regione che ormai dicono in maniera definitiva che erano utili da contrarre al 31 dicembre 2010, nonostante l'interesse da parte dell'ANCI, che io trovo qua, che la vedo anche voi negli atti d'ufficio a firma di Dino Daniele, che vuole posporre l'annualità a questa scadenza. Allora ecco perché noi abbiamo due elenchi qua, perché sono scomparsi dal primo al secondo elenco tutti quelli che praticamente erano pure il 2010 e un altro il 4-5-2011. Va bene, ciò nonostante ci sono comunque, non riesco a capire perché ci sono i lavori in corso, perché qua ci sta adeguamento funzionale sulla media di Regione Basico che è partito, no? Perché il lavoro sull'inatto è stato fatto. Apro e chiudo una parentesi, il finanziamento sono 2003, ora noi stiamo facendo quei lavori a distanza di 8 ore. Io non do le cose, io dico che al sud, qui in Nord, se vogliamo avere diritto alla parola, io lamento che qua non è stata citata mai la parola federalismo oggi, perché il federalismo è un problema politico, non è un problema solamente legato alle finanze. Allora, se noi vogliamo avere una parola in più domani, le risorse del comune quando ce l'hai le devi spendere e le devi spendere immediatamente. Noi non possiamo assolutamente perdere 8 anni per realizzare lavori per 200.000 euro, ma che sono un'inezia, non sono sbagliacci. Io te lo dico perché lo so, perché l'ho lasciato io questi soldi, io no, l'amministrazione, lui Tonino ricorderà. Allora, e quindi perché mettere? C'è accanto a questo, io lo leggo perché l'avete messo, c'è l'eliminazione delle baracche, no? L'eliminazione delle baracche significa le case popolari di cui parlavo prima, che sono 8 appartamenti, lo stesso finanziamento 2003, che oggi purtroppo qua non è addebitabile a nessuno la colpa, però intanto quei lavori sono bloccati, no? E quindi andando avanti però io volevo chiedere l'urbanizzazione della località Madonna delle Grazie, che io trovo in elenco, è assistita dalla legge 51, ma qua il mutuo l'avete contratto? Sì, rispetto a questo, sì. Rispetto alla Madonna delle Grazie, sì. No, quindi, ho parlato con l'ingegnere. L'ingegnere mi ha detto di no, quindi se non è, cioè se il mutuo voi non l'avete contratto entro la data che abbiamo detto poco fa, allora l'opera è perfettamente inutile tenerla qua, non è finanziata. Io ti dico solamente, prima di andare avanti, tu così quando viene sviluppata questa delibera, allora lo togliamo da questo qua, è inutile che ci portiamo dietro le cose inutili. Allora, poi vado avanti, sindaco, che trovo completamento della strada Pomigliano. Io voglio ricordare a questo Consiglio Comunale, visto che ancora
probabilmente si ricorda che io l'altra, rispetto a questa strada funebre, dissi che praticamente questa è un'opera che era appaltabile già nel luglio 2003, è un'opera di 71.000 euro che oggi è stata appaltata con 27% di ripasso. E quindi va a fare il pezzo di strada, non ci capirà, non ci rimacchia, a Pontigliano, che è utilissima, e giustamente c'era la giusta protesta di chi è insediato in quella zona. Voi mi avete risposto che non si faceva più perché la comunità montana aveva assicurato al comune un finanziamento di 350.000 euro che andava ad annullare questo finanziamento perché ne faceva un finanziamento più importante. Allora io mi sono trovato nel conto. A distanza di 2 anni noi ritroviamo. Ma la comunità montana è stata bloccata questa. A distanza di 2 anni, aspetta, dici una cosa importante, aspetta. Là c'è stato l'inghippo, perché quei soldi della comunità montana previsti per quella strada rientrano in quel debito fuori bilancio alla comunità montana che sta bloccato per 3 milioni. Quindi hanno bloccato tutti, sì. Dobbiamo farlo con questi altri soldi. Assessore, continuando, trovo le fognature di macchie per 600.000 euro, che è l'unico progetto del comune di Cusco che è inserito nel parco dei progetti della regione Campania. Cosa volete sapere? Che la regione, nell'ambito dei finanziamenti POP, dei finanziamenti europei, istituì un parco progetti. Allora, se voi andate per curiosità vostra, fatelo, perché è simpatica la cosa. Andate a verificare quel parco progetti, voi non c'è da dire, non lo potete fare. Trovate. Comune di Castelfrangi 10 milioni di euro, Comune di Monteverde 13 milioni di euro, cioè a Chittago volete 4-5 milioni. Ora noi abbiamo solo 600.000 euro, per piacere realizziamo. Solo 600.000 euro. Stiamo preparando parecchi progetti. Allora perché lì, l'impianto fognario, così lo chiamiamo, ce lo chiamiamo tra di noi perché è bene, una prima parte dell'impianto fognario è partita da Luce Caripata in Contrada Leone, il tubo che prende dalla preda di Santa Marta, ci capiamo. Deve arrivare alla stazione dove deve essere realizzato l'impianto di depurazione. Contemporaneamente i 600.000 euro devono servire a urbanizzare Contrada Macchie e Contrada Cesine, di modo che si possano collegare queste due al collettore e all'impianto di depurazione della Contrada Stazione. Voi tenete presente che noi una cosa abbiamo ormai, c'è restato l'ambiente. Non abbiamo la nostra ricchezza e l'ambiente. Non è che abbiamo altre risorse, c'è l'acqua e ambiente. L'acqua è una grande risorsa. E allora, in effetti, ci sono episodi di inquinamento anche in campagna, quindi se non riusciamo a realizzare con gradualità queste opere... Lo sa perché ha fatto un'ordinanza per quanto riguarda il calore. E allora ci siamo a posto. Allora, poi, assessore, le altre opere, io già l'ho detto l'altra volta, quando facciamo un elenco dei lavori pubblici, magari diciamo la ricordo. Secondo me come andrebbe fatto? Ecco, perché dobbiamo sempre migliorare. Allora io scrivo. Località Macchie, voglio realizzare la fogna. Bene, questo è il documento che comprova che io posso realizzare, cioè andrebbe fatta una cartella giustificativa di ogni voce che noi troviamo, se no siamo nel libro delle favole. In effetti qua ci sono molte favole. Arrivati a questo punto, cioè non voglio andare avanti, ma praticamente il lavoro di completamento e restauro complesso su Restivatine 1,5 milioni magari. Ruderi del castello medievale, lavori di scavo archeologico, restauro completamente 1.470.000, anche qua dico magari, e così andando avanti, ce ne sono 10 di quest'opera. Però su un'opera, consentitemi, sul parco è ovvio, mo sarà mini o sarà maxi. Io sono totalmente in disaccordo, ma penso che siamo in disaccordo tutti. Allora io vi dico che è successo là in quella zona. Intanto noi, quando abbiamo istituito il parco dei Ponti Vicenti, l'abbiamo potuto fare perché da Fondigliano è partito un corridoio ecologico, così fu chiamato a suo tempo, che prendeva tutta la zona dei boschi, inglobando quelli che si chiamano SIC, siti di importanza comunitaria. L'interesse o importanza comunitaria. Allora, se noi ora andiamo a inserire lì le paleone, probabilmente si può fare, io sono in disaccordo, però abbiamo degli adempimenti da fare. Intanto lamento che non ci sia il parere dell'urbanista del comune, visto e considerato che c'è il settore urbanista, il settore dell'urbanistica affidato a una persona, mi lamento che non ci sia il suo parere. Poi ti devo ricordare, ma è eufemistica la cosa, che ogni comune deve avere una commissione integrata, si chiama così, che è l'ampliamento della commissione edilizia di una volta. La commissione edilizia
è stata eliminata dalla legge, nel senso che sta, il responsabile del procedimento è il responsabile del servizio. Però la commissione integrata non è stata eliminata. Pure quella, tant'è è stata eliminata. E quindi è solo da poco, da qualche giorno. Vabbè, no, adesso, tutto bloccato. Perfetto, non si... Allora, arrivato a questo punto, l'architetto responsabile del gruppo deve darci il parere dovuto. Perché? Io voglio ricordare, che in quella zona, anni fa, sono stati presentati dei progetti per realizzare delle case. E il sottoscritto si è fatto nemici le persone là, perché ha detto nei boschi le case non si possono realizzare. Io non dico che voi vi dovete fare nemici le persone, mai. Però io ho avuto, come dire, l'ardire, chiamiamolo così, di dire alle persone, vedete, quella è una zona di rispetto ambientale e paesaggistico, là le case non le possiamo fare, forse Amato si ricorderà probabilmente. Ora se andiamo a mettere le pareole, mettiamo, però acquisiamo i pareri dovuti, nel senso che ci sono degli strumenti urbanistici. E questo consiglio comunale vuole entrare nel merito attraverso i pareri delle competenze. C'è la sovrintendenza che deve esprimere un parere, che lo esprima. Ecco, siccome ne abbiamo due, vado a concludere, ne abbiamo due di questi tipi di intervento. Uno è questo qui, che ho visto anche, poi non c'è una planimetria legata, io non riesco a capire dove vengono inserite queste paleoliche. Perché in un primo momento io mi ero allarmato, perché siccome si parla di Monte Gugliano, avevo pensato che addirittura potevano essere messe nella sommità. Ora nella sommità di Monte Gugliano, assessore, te lo dico, così verifichi gli atti che sono al comune, lì è zona turistica perché è inserito nel piano regolatore generale di questo comune. Allora, nella parte sotto andiamo nei vincoli del parco dei Monti Vicentini, quindi allora la stragrande maggioranza di queste opere praticamente sono realizzabili. Noi siamo un'impresa di giugno e inoltrato, e vedete qua i quadri, i lavori pubblici, e noi sei libero di soldi. Io capisco pure che ci danno la realtà, capisco pure che non sono stessi, poi rispondere. E poi risponda tutto, e in effetti vedi che energie rinnovabili, c'è un altro intervento, ce ne sono due addirittura interventi. Poi, ovviamente, nel passaggio, non parliamo assolutamente del 2012 e del 2013, io capisco la vostra difficoltà, che è anche la mia difficoltà, se è difficile programmare nell'ambito dell'anno, immaginiamo come può essere altrettanto difficile programmare nell'ambito del triennio, quindi ci mettiamo solo ed esclusivamente ai lavori relativi al 2011. Poi, quindi abbiamo parlato del parco eolico e in effetti io vorrei chiarimenti anche in merito alla variante del cimitero, insomma qua c'è una variante di 100.000 euro, non avete risposto, vi chiedo di rispondere. Ho detto, ho fatto una recitazione metodologica, andiamo avanti con l'ordine del giorno, rispondo all'interrogazione, andiamo avanti. Eliminiamo questa addizione, quindi io voto contrario perché questo elenco, io ho sfondo dell'anno 21, per ogni punto dell'elenco annuale, triennale, mettete quello che volete, annuale dei lavori pubblici, ci vuole il documento che giustifica quell'opera. Se io dico almeno una domanda alla regione che ho chiesto finanziamenti nell'ambito del porto, oppure se è 51 il mutuo dovete rispondere. Ma assessore, allora devo aggiungere una cosa, poi rispondete a tutti. Rispetto a questa cosa che condividiamo completamente, si sta creando proprio un comitato contro queste due palette eoliche, per quanto sono piccole, perché oltre a tutto quello che diceva Agostino, qua mancano tutti i pareri, sovrintendenza, parco, il responsabile dell'urbanistica. La cosa più grave è che c'è il rischio che veramente si possano realizzare, per il fatto che oggi per fortuna è stato votato l'azzeramento del nucleare, quindi sì, ci saranno le opportunità per sviluppare. La cosa grave è che Nusco non ha questa opportunità, cioè occupato quello spazio e non lo faresti più da nessuna parte. Allora, se Nusco aveva questa vocazione, tipo Bisaccia, tenevamo dei campi aperti, degli spazi inutili, ma Nusco ha semplicemente questi skyline, li chiamano, li andiamo a deturpare, cioè è una cosa che assolutamente dovete riprendere. Abbiamo già chiarito, ci hanno detto, guarda, sono cose che manco si vedono, siamo completamente grandi, cioè scusa, no, no, io questo no, problema di quello che posso dire, se puoi te li dare, vai a fare, capito? Cioè, no, abbiamo parlato molte volte, no, quello che ha detto Agostino, quello che dici tu, prima che risponde Franco, siccome l'argomento l'abbiamo discusso in giunta e in maggioranza, poi saranno diverse opinioni come normale, questo finanziamento, risponde Franco, è una richiesta, se e quando arriverà, comunque sarà modificato.
tanto per essere chiaro. Invece il discorso generale che noi stiamo pensando, e potremmo farlo in un consiglio comunale, vedere che tipo di energia scegliere il Brunusco. Anche se, siccome io sono subissato di richieste di amici, nemici, eccetera, voi sapete che il business prossimo è questo, quindi scegliere o il fotovoltaico o le biomasse o altre forme, siccome questa è la scelta su cui dobbiamo essere più che trasparenti, noi possiamo fare una cosa benissimo, fare una riflessione che ce l'ha chiesta un assessore di Sant'Angelo, un consigliere, possiamo farla anche lui, e Brunusco potrebbe essere capofila di questa cosa, perché questi sono territori con la crisi che c'è, noi dobbiamo scegliere bene le forme di energia e poi ognuno poi è libero. Diverse ipotesi. E su questo è importante discutere, questo dobbiamo discutere già con un primo consiglio. Io invece volevo chiedere a Franco, poi risponde a tutti quanti, riguardo all'adeguamento della scuola della media, c'erano anche i campi l'innovamento, diciamo così, di tutti i banchi alle scuole. Siccome è un progetto che è portato avanti da un'annata, perché non li facciamo quest'estate in modo tale a settembre quando rientrano i ragazzi? Perché io mi ero ripromessa per Natale farli fare, purtroppo è tutto bloccato, sono stato sempre... Allora, uno, e due, la scuola elementare, cioè, il tetto bisogna sistemare tutto quanto, anche questo è un progetto già tutto pronto, sistemato, cioè, bisogna soltanto dar via la gara d'appalto, mi sembra insomma troppo complicato se non ci sono altri lavori urgenti in giro. E poi volevo chiederti, io e Antonella dicono, allora riguardo il PUC, a che punto siete? Perché abbiamo visto da alcune carte che sono stati pagati alcuni tecnici per quanto riguarda il vecchio PUC che già era in esecuzione. Ok? Il piano di regolazione. Ok. E poi un'altra cosa. Allora, per quanto riguarda la Villa Nuova, avete fatto una gara d'appalto che andava deserta di 15.000 euro per quanto riguarda ripristinare le mattonelle, insomma. Sì, avete fatto una gara d'appalto. No, non c'è scritto. Allora, siccome con Antonella avevamo già parlato con l'impresa che ha fatto i lavori, e prima di tutto avevamo parlato con un avvocato che ci aveva sconsigliato il comune di andare a fare una causa contro questa azienda, perché era inutile di venirci incontro per poter sistemare il lavoro nel miglior modo possibile, nel breve tempo possibile. Allora voi avete fatto questa cosa, andate alla deserta, avete preso un avvocato per fare causa a questa ditta che vi costerà di più, perché noi con 4.000 euro li sistemerà tutta la situazione. Per quanto riguarda noi presi accordi con la ditta, con 4.000 euro 8.000 euro con 4.000 euro il comune sarebbero sistemate le cose. Va bene, se mi permettete di verificare le domande dirette, per quanto riguarda allora sul piano triennale delle opere pubbliche, permettetemi, senza polemiche, con il massimo rispetto, fare della demagogia mi sembra fare un'offesa alla nostra intelligenza. Però sapete, sono sta parola, la demagogia. Poi penso di essere quello che è più pagato oggi, ho ascoltato, mi siete acciuffati, ho aspettato 3 ore, posso parlare. Vi sono state fatte delle domande e vi devo rispondere, se no vi devo rispondere. Sì. Comunque, per quanto riguarda il piano triennale, ci siamo trovati con un'oggettiva difficoltà, perché il piano triennale è stato approvato dalla giunta comunale quando la legge 51, la 42 e tutte le altre devono essere finanziate. Poi arriva la stategola su tutti i comuni, sfido chiunque a fare meglio di noi, si può fare meglio. Per quanto riguarda poi il mineolico, ribadisco, è un mineolico, fermo restando che tutte le opinioni sono legittime, tutti i pareri non sono stati ancora acquisiti perché si tratta di un semplice preliminare. I pareri saranno acquisiti nel momento in cui sarà ritenuto dal Ministero, sarà ritenuto valido questo progetto, saranno acquisiti tutti i pareri previsti dalla legge ed allegati all'eventuale progetto esecutivo, e si discuterà di questo, va senza dire. Voglio semplicemente dire che abbiamo detto finora che i comuni sono in difficoltà, siamo tutti per le energie alternative e la green economy, mi sembra che l'eolico sia una green economy. Queste due palette, che poi si faranno o non si faranno, potranno produrre, c'è cioè una producibilità tesa, secondo le